Oggi partiamo con la musica. Bentornati. Bentornati a tutti i nostri amici che ci seguono. Credo che sia un po' alta la musica. La lasciamo andare su questa immagine. Bene. Che cosa abbiamo? Un vinile, un 45 giri, come si chiamavano una volta, perché giravano 45 giri. Dai. Il titolo Exodus, questo si evince dalla scritta. Film Exodus è una cosa controversa, perché? Perché? È racconta di un gruppo di israeliani, ebrei a quel tempo si chiamavano, perché diventeranno poi israeliani, che emigrano verso Israele effettivamente, verso la Palestina, che era a quel tempo sotto mandato inglese, la Gran Bretagna, quindi siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale, 46-48, e sono sionisti, nel senso che vogliono fondare uno Stato in Palestina. E ci riusciranno con molta difficoltà, con molte lotte, non soltanto verbali, ma anche sparando. Se notiamo la copertina del vinile, cioè è un fucile, non è che scherzassero. Okay. Sono riusciti, con le buone e con le cattive, piano piano a fondare uno Stato. E tutto questo avviene attraverso una serie di peripezie, passando attraverso... Vogliamo dire che c'è Paul Newman? Ecco. Dentro c'è Paul Newman, un signor attore, e c'è anche dentro una storia d'amore, perché lui... Diciamo che ci sta sempre bene la storia d'amore, in un filmone che deve puntare magari all'Oscar. È soltanto sparatorie. Comunque, diciamo che è di Ernest Gold, giusto per essere precisi. Con questa musica si è beccato l'Oscar, non una cosa del niente. Se la volete cercare la trovate su YouTube. Sicuramente. Exodus Soundtrack, la trovate. Sì, tutti quanti. E quindi noi rispettiamo tutti, rispettiamo sia i palestinesi sia gli israeliani, e ancora di più se riuscissimo a ottenere una pace, ma tutto questo esula completamente dal nostro compito. Noi riportiamo soltanto degli oggetti, li commentiamo dal punto di vista storico e su questo ci fermiamo assolutamente. E salutiamo. Alla prossima!